Allora, ragazzi, innanzitutto premetto, non insultatemi perché qualcuno prima o poi doveva farlo. Cioè, qualcuno deve venire a provare i piatti e mangiare, giusto? Quindi io mi sono sacrificato per voi. Dopo il boss Antonino, oggi sono da Vincenzo. Grande Vincenzo, guarda. Ciao Simone. Ciao. Mi fa piacere essere passato qua a salutarti. Primo perché così ho assaggiato i piatti. Mi avete messo tanto di caso, solo che voi siete tutti alti e grandi, io sono piccolo, quindi divento un barile. però mi ha fatto molto piacere. Stiamo parlando dei piatti, piatti che sono comunque legati al filone di Antonino, comunque di Villa Crespi, come tipologia, come ideologia, compresa anche quella del riciclo della materia prima, quindi antispreco. Sì, sicuramente c'è un'attenzione. Beh, la cucina è il filone Cannavacciuolo, quindi sicuramente ti ci ritrovi, ecco, nella cucina Villa Crespi, qua a Novara, anche a Torino, c'è un unico filo. Che salutiamo Nicola. Ciao Nicola. però poi ognuno c'ha un po' la sua mano, certo, le sue sfumature, la sua parte creativa che vuole mettere all'interno del piatto, comunque c'è sempre. Sì, infatti io ho notato delle vene più spiccate nell'acido, nei contrasti stiamo parlando, e mi dicevi appunto che ti piace giocare più sui contrasti, mantenendo sempre comunque la filosofia, che è quella di una filosofia rotonda, comfort zone, un piatto goloso che si mangi bene, anche per persone che comunque non sono abituate a andare magari tanto fuori a mangiare, però con ogni tanto degli sprazzi di contrasti un po' più decisi. Sì, sì, un po' più, mi piace più riequilibrare, far trovare, non in tutti i piatti, perché comunque io penso sempre alla lasagna, alla bolognese, sì. Lì non c'è la parte acida, non c'è la, cioè, quello lì è buono, è grasso, buono, quindi non c'è bisogno di fare tutti i contrasti sempre in un piatto per avere la perfezione. Si cerca comunque di andare a giocare con qualche punta, ecco, un po' divertente. Ma infatti io, guarda, ti dico, mi sono molto divertito già dall'inizio, che tra l'altro ho visto anche quella finta peppata di cozze, si chiamava, sì, comunque, esatto. Che mi hanno chiesto appunto che cos'era la base della cozza, quindi è praticamente il grano saraceno, sì, ma sì. Come appunto è la filosofia, viene poi spreco, viene riutilizzato. Sì, noi utilizziamo anche sulla piccola pasticceria per tenere fermi i nostri marshmallow sempre lo stesso grano saraceno. E poi una volta che ce l'abbiamo tutto da parte lo facciamo ribollire, lo secchiamo, quindi viene, diciamo, ripulito per un maggiore utilizzo, per non star lì a buttare ogni volta dopo l'utilizzo che viene mangiato, viene solo appoggiato sopra la cozza che poi viene presa con le mani e certo. Il piatto viene ritirato subito, quindi non viene a contatto proprio con il cliente. E poi volevo parlare con te, innanzitutto salutando Natalini, dicendogli che abbiamo trovato un piccione che è molto buono. Natalini, stai attento. Dobbiamo assaggiare il tuo. Perché questo piccione qua, stavo parlando con te, che solitamente si tende a lasciare il piccione o nei piatti che ho trovato di una cottura abbastanza lieve, cioè nel senso non cotto molto. Invece questo mi ricordava addirittura per la cottura un filetto, cioè era eccezionale. Era cotto ma eccezionale, non era quasi crudo, che è un tipo di presentazione, un tipo di cottura che solitamente viene presentato. Questo era proprio cotto e ti dico che mi ricordava appunto una tagliata, addirittura per la consistenza della carne, cioè eccezionale. Sì, a me piace. Col suo fondo. Sì, poi lo metto in salamoia, quindi gli do un pochettino più di sapidità, consistenza. E la carne del piccione, da quando la lasci molto al sangue, come deve essere, perché massimo, secondo me, la cottura giusta di servizio è medium rare, quindi medio sangue, il massimo che ci si può spingere, sì, no? Se no inizia a diventare un po' stopposa, ferrosa, che prende quei gusti che non sono... E quindi mettendola un po' sotto in salamoia vado anche a rendere un po' più consistente la carne. Infatti è eccezionale. Poi abbiamo parlato, tra l'altro, del risotto, che ti dico, io da profano, fra virgolette, mi ricordava appunto a un certo momento, nei momenti, il risotto ai funghi. Ma questo perché? Ne abbiamo parlato con te. Perché c'è un umami, probabilmente un insieme di sapori che mi riporta alla mente dei sapori che sono più legati magari alla mia memoria. E quindi questo cosa vuol dire? Che anche le persone che non sono abituate o vedono scritto degli ingredienti magari più particolari nel piatto, poi invece mangiandolo hanno dei ricordi appunto di una golosità che è più vicina al palato comune.
comunque quando vai a ricordare un profumo, un gusto, ricordi quello che sì. ti piace di più, quello a cui sei più abituato, quindi... Però era eccezionale, quella polvere di cipolla lì, esatto. È eccezionale. Prende la parte tostata, un po' dolce della cipolla, poi uso un pomodoro giallo nel riso che lo faccio andare in forno, quindi un po' confit, gioca molto sia sulla dolcezza che sull'acidità. Poi pomodoro, cipolla, tutti ricordavo il fungo, sì. tutti ingredienti ricchi di umami, quindi si associano facilmente. Poi anche lo spaghetto all'anguilla, eccezionale, cremosissimo, affumicato, buonissimo. E poi stiamo parlando appunto del tuo bambino, il tuo pasqualino. Che non sapesse il mio lievito madre. È il lievito madre che abbiamo mangiato il pane eccezionale che tu hai fatto sì. a Pasqua durante il lockdown e quindi... Sì. Ho fatto nascere il mio bambino Pasqua, questo è il mio nome. E vabbè, il pane che ho fatto assaggiare oggi a Simone... l'ho impastato ieri sera, infatti mi ha dato anche le... È vero, mi ha dato le foto, sì. Lo faccio sempre un giorno per l'altro, aveva tante ore di meditazione, ci tengo particolarmente. Ma infatti era molto buono. Poi comunque ho visto tanti commenti legati comunque anche alla piccola pasticceria, a tutte delle accortezze che, come mi dicevi tu, sono permesse grazie appunto a un investimento dietro di un certo tipo. Quindi è normale che poi ci sia la possibilità di avere così tanta scelta, perché è tutta roba fresca, anche compreso la pasticceria, sì, no? Sì, sì, sì. Tutte cose siamo, che... Siamo un gruppo coeso, quindi anche tutte le strutture collaborano una con l'altra, e noi abbiamo la parte del caffè sotto, e ogni mattina il nostro laboratorio di pasticceria, che è appena fuori Novara, ci consegna brioche, croissant, monoporzioni, torte, tutte fresche fatte in giornata, e questa è una cosa molto bella, c'è un bel lavoro tra il laboratorio, Villa Crespi, qua... Ma un cliente che comunque fa entrambi lo nota, secondo me, cioè, almeno io l'ho notato che c'è questo filone conduttore legato appunto da una filosofia di cucina, che è quella di Antonino, che poi viene tramandata a voi, lasciandovi spazio comunque al vostro estro per delle caratteristiche che siano giuste appunto da differenziare un minimo i piatti. Esatto. Va bene, Vincenzo, a questo punto... Ti ringrazio, siamo ingrassati come dei porci e adesso me la faccio a piedi a tornare giù. Già potevi stare male a me. Sì, ma infatti... Sì, bravi. Adesso mi manca quell'altro metro di altezza e poi ce la possiamo fare. È la barba. È la barba soprattutto. Grazie. Ciao.